Ok, ci dovremmo essere. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti. Il secondo appuntamento del Partito Democratico Provinciale sui temi di istruzione, educazione, cultura e formazione. Dopo l'appuntamento tematico della settimana scorsa, dello scorso mercoledì, sulla fascia 06, quindi l'infanzia e sulla scuola primaria, oggi affrontiamo il tema della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono con noi due dirigenti scolastiche, Floriana Buonocore e Silvia Delaimo. C'è la responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, Camilla Sgambato, che ringrazio. C'è Stefania Lio, che nell'esecutivo provinciale segue i temi appunto della scuola, della cultura e dell'istruzione. C'è il presidente Silvio Franceschelli, che è sindaco del comune di Montalcino e presidente della provincia di Siena, che è chiaramente qui perché, oltre ad essere un autorevole sindaco di un autorevole comune, è presidente della provincia e sapete, insomma, che nelle poche residualità di competenze che la provincia ha ancora c'è quella dell'edilizia scolastica, quindi una tematica che sicuramente sarà, è già di attualità, ma lo diventerà ancora più nei prossimi giorni. Facciamo questi incontri tematici perché la scuola, oltre ad essere un mondo complesso e composito, perché quando si parla di scuola si parla appunto di dirigenti scolastici, di amministratori, di insegnanti, di persone alleata, ma soprattutto di studenti e di famiglie che hanno vissuto questo periodo, io credo che ce lo siamo già detti, ma forse è stato il grande irrisolto della fase del lockdown, il problema della scuola, come affrontarlo, e ora sono uscite delle linee guida, si dice di una riapertura a settembre, tutti ci auguriamo che sia possibile e fattibile, e chiaramente va affrontata con la massima sicurezza, e questo è chiaro, ma anche con la massima, diciamo, soddisfazione di tutti questi attori di questo mondo complesso che rimane però lo strumento fondamentale della formazione del futuro del nostro paese e quindi di tutte delle nuove generazioni e di quello che ci rappresenta. Io mi limito a salutare e ringraziare i nostri ospiti, ringrazio anche chi ci sta seguendo, ricordo che volendo si possono fare commenti per fare domande a chi ci fa il piacere di essere in diretta con noi, vi ringrazio, vi saluto, chiudo il microfono e passo la parola a Stefania. Buonasera, saluto anche io chi ci sta seguendo e rinnovo i ringraziamenti ai nostri ospiti per aver accettato questo nostro invito ed essere qui con noi oggi. Come ricordava Andrea, questo è il secondo appuntamento del ciclo di dirette organizzato dal Partito Democratico Provinciale di Siena, il cui scopo è stato principalmente quello di approfondire la realtà complessa che è la scuola e soprattutto di dar vita a un dibattito di senso, potremmo definirlo, che riporti al centro dell'agenda politica proprio questa realtà, ridandole la centralità che merita. Partirei subito da una considerazione che condivido volentieri con gli ospiti. Potremmo dire, secondo me, che questa emergenza pandemica ha svolto la funzione quasi di una potente lente di ingrandimento, che ha quindi evidenziato quelle che sono le maggiori fragilità e criticità del nostro sistema scolastico. Tuttavia, occorre, secondo me, anche ricordare che queste problematiche non sono solamente, diciamo, riconducibili alla situazione presente, a quella che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, ma sono il frutto anche di precise scelte fatte nel passato. E che insomma hanno riguardato soprattutto degli ingenti tagli all'istruzione pubblica, mi riferisco per esempio a quelli del 2008, no? Con la riforma Gelmini, e anche alla sempre minore quantità di risorse che la scuola ha visto destinarsi. Quindi, se questo rappresenta da un lato la maggiore, diciamo, criticità che è emersa forte in questa fase emergenziale, dall'altro dobbiamo comunque dire che la scuola, ecco, ha risposto, ha reagito alla situazione determinata dall'emergenza pandemica e l'ha fatto impiegando tutte le sue forze e anche la creatività, mi verrebbe da dire, che la contraddistingue. Quindi a questo proposito io girerei subito la parola a Camilla Sgambato chiedendole
proprio qual è l'immagine della scuola, soprattutto ecco, dal suo punto di vista, quindi a livello nazionale, che questa emergenza pandemica ci ha restituito. Le maggiori criticità, quindi le loro ripercussioni, non solo appunto in quello che abbiamo attraversato nei mesi scorsi, ma anche per quello che riguarderà la riapertura, ma anche le buone pratiche emerse, buone pratiche che, insomma, ricordiamolo, non vanno appunto dimenticate e anzi vanno recuperate per puntare alla riapertura di settembre, ma anche alla scuola del futuro. Grazie Camilla. Hai il microfono Il spento? microfono. Il microfono. Microfono. Così. E quindi vi ringraziamo per l'invito. Noi sappiamo bene quale scuola abbiamo chiuso e voi dicevate bene che era una scuola che aveva già una serie di criticità e di punti di forza. E sappiamo che dobbiamo riaprirla perché chiuderla è stata una delle azioni più dolorose che chi decide e chi è al governo ha potuto affrontare, ma soprattutto chi vive la scuola. Io insegno da 34 anni e so quanto per ciascuno di noi è stata una notizia devastante l'idea di chiudere la scuola per ragioni di ordine sanitario e per una sicurezza sociale. Ora però sappiamo tutti che dobbiamo riaprirla e siamo tutti concordi che i nostri ragazzi non possono perdere più neanche un minuto di scuola, però non sappiamo quale scuola riapriremo. Il dibattito forte su cui dobbiamo concentrarci, su cui per il Partito Democratico deve essere un'ossessione, io l'ho detto in segreteria più volte, non è l'idea di mettere al centro dell'agenda politica il problema della scuola, se abbiamo fatto in ritardo. Il problema dell'infanzia e della scuola è venuto solo dopo, quando ha cominciato i mass media a dire riapre tutto ma non riapre la scuola. No, il nostro deve essere come dire, un'ossessione sulla più grande infrastruttura sociale del paese. Noi non stiamo parlando a 1 milione di persone, a due o tre, noi stiamo parlando a più di 20 milioni di persone. Un paese nel paese che ha bisogno di tutta l'attenzione del governo, soprattutto adesso che non abbiamo più alibi perché sono arrivate e arriveranno le risorse. E allora, se noi dobbiamo considerare la scuola l'asset strategico più importante e dobbiamo farlo con i fatti, non con i verbi al futuro, diremo, faremo, non è più questo il tempo. Adesso non possiamo perdere neanche un minuto, perché settembre è domani. Ho avuto per fortuna una scuola che si è impegnata, generosissima, che senza avere dappertutto gli stessi strumenti, le stesse capacità, ha mantenuto vivo il dibattito e soprattutto la relazione educativa che noi docenti abbiamo con gli alunni. Ringraziamo per questo gli insegnanti, le famiglie, gli stessi ragazzi che hanno subito e sono entrati in un come noi nemmeno possiamo immaginare, perché togliere la socialità e la mobilità ai bambini o agli adolescenti deve essere una cosa devastante. E sappiamo bene, ce lo dicono i pediatri, quanto i ragazzi abbiano sofferto per tutto questo. Abbiamo sofferto noi, insegnanti, hanno sofferto le famiglie. Per fortuna siamo riusciti, ripeto, con una grandissima generosità ad attivarci, non sempre allo stesso modo, non dappertutto allo stesso modo, con la didattica a distanza, che è stata la didattica della vicinanza. Mi diceva in una chat in Puglia, dicevano no, questa è stata la didattica della stanza, perché i docenti sono entrati nelle famiglie, nelle case e forse si è stretta di più quella relazione tra docente e famiglia. Forse per la prima volta la famiglia ha capito quanto sia importante e indispensabile la scuola. Questa relazione educativa strettissima, forte, che noi siamo riusciti a mantenere viva nonostante tutto, è una relazione che non può continuare, può accompagnare
una didattica innovativa della ripresa in presenza, ma non può essere sostitutiva di essa, perché la didattica a distanza ha mostrato tutta una serie di limiti legati ai dispositivi digitali che non sono uguali dappertutto, ad una rete che non è stata uguale dappertutto, ad una povertà educativa, una povertà abitativa, condizioni familiari di povertà, perché una cosa è fare didattica a distanza con un ragazzino che ha la sua cameretta, il suo computer tranquillo, una mamma che si mette, lo segue. Io l'ho fatto con la mia nipotina di 7 anni, perché mia figlia studiava, io sto aiutando la piccolina. Un'altra cosa, no, è vedere una mamma che sta scivolando nella soglia di povertà e che non sa che cosa fare per arrivare non alla fine del mese, ma alla fine della giornata, e che è scivolata, ripeto, 1 milione di persone che sono scivolate in condizioni di povertà assoluta. Per queste persone, in questo periodo, la scuola è stato l'ultimo dei problemi, l'ultimo. E noi abbiamo perso dai radar della scuola, perdendoli, e dobbiamo evitare che li perdiamo per sempre, le persone più fragili, i bambini cioè in condizioni di povertà, in condizioni di degrado, che non riguarda soltanto una parte del paese, non riguarda solo l'Italia da cui provengo io, da Caserta, l'ultima delle province, o dalla Sicilia, dalla Sardegna, riguarda anche le periferie delle grandi città come Milano, riguarda anche le aree montane, le periferie rispetto ai centri. Allora noi dobbiamo, come Partito Democratico, lo dobbiamo a questi giovani ai quali abbiamo consegnato un'eredità pesantissima, perché il paese si è indebitato per risolvere la crisi. Allora noi a questi giovani e a queste famiglie dobbiamo il più grande, secondo me, il più grande investimento sulla scuola, ma che sia un investimento di sistema, non un investimento che vada a mettere le toppe lì dove si sono evidenziati i problemi. E allora ritorniamo al discorso di prima. L'emergenza sanitaria, sociale ed economica sta diventando emergenza educativa, e se non lo è diventato, lo dobbiamo soltanto a quell'esercito di docenti ai quali dobbiamo solamente dire grazie, ai dirigenti scolastici che stanno qui adesso a combattere per vedere come riaprire a settembre, al personale ATA, allo staff che collabora con i dirigenti scolastici. Solo a loro. Solo a loro dobbiamo dire grazie, perché la relazione educativa non si è interrotta. Diversamente dobbiamo noi fare come dire, una sorta di espiazione sul fatto che non abbiamo messo la scuola al centro subito, come avremmo dovuto, come abbiamo fatto per i problemi economici, per i problemi legati al turismo, per i problemi legati alla ripresa, ai ristoranti e quant'altro. Ci siamo accorti che dovevamo parlare di scuola. Io mi piglio la mia fetta di responsabilità, però posso garantire che per me, io non ci dormo la notte e scrivo in continuazione per questi temi. Ci siamo accorti che la scuola era un problema importante quando si è detto l'Italia deve ripartire e i genitori devono ritornare al lavoro. Questo ci fa tornare indietro di 100 anni nel dibattito, perché la scuola non è un parcheggio, dove non è anche il luogo in cui si fa sostegno alla famiglia, ma la scuola è il luogo dove si crea la mente pensante, dove si crea, si fa laboratorio democratico, dove si crea il cittadino del domani. Qua parliamo a gente di scuola, non c'è bisogno che ci mettiamo a dire tutte queste cose. Lo sappiamo quanto è importante la scuola e quanto è importante che sia una scuola precoce, che si scolarizzi subito. Per cui quando Zingaretti ne diventò il segretario, noi mettemmo al centro la necessità che si arrivasse ad una distribuzione dei nidi su tutto il territorio nazionale, ad un tempo pieno su tutto il territorio nazionale. Sappiamo che l'Italia quasi divarica, abbiamo le realtà virtuose come l'Emilia-Romagna, parte della Lombardia e il Veneto, come anche voi in Toscana, ma abbiamo anche realtà in cui purtroppo siamo talmente lontani da quei parametri dell'Italia 2020, come tu ci chiedevano, di lottare contro la dispersione scolastica, contro l'abbandono, quando sappiamo benissimo che solo la scolarizzazione precoce
può combattere la dispersione scolastica, quindi sì ai nidi, sia una scuola che sia gratuita per tutti e che raggiunga tutti e che consenta a tutti di raggiungere i risultati che desiderano. Solo così la scuola è inclusiva e democratica. Ma al di là di questo parliamo di quello che dovrà succedere a settembre. Siamo stati sulla graticola un paio di giorni per le bozze che erano uscite delle linee guida che grazie ad un fortissimo lavoro che è stato fatto al Ministero, al Partito Democratico, e su questo dobbiamo prenderci effettivamente tutti i meriti, dalle regioni, voi avete Cristina Diego che si è veramente battuta in maniera straordinaria, il Presidente Bonaccini, De Caro, insomma insieme, queste linee guida sono uscite completamente diverse da come era la precedente bozza. Quindi abbiamo avuto il cruscotto, abbiamo avuto un tavolo operativo a cui partecipano i sindacati, la protezione civile per quanto riguarda la sicurezza, l'ente locale, il terzo settore, gli uffici scolastici regionali. Tuttavia, io ritengo che quello è solo il punto di partenza e noi dobbiamo mostrare tutto il sostegno ai due grandi protagonisti del la ripartenza, che sono i dirigenti scolastici e i sindaci. Noi altrimenti perderemo la partita, perderemo la sfida. A settembre non riapriamo. Io non riesco ad usare i toni trionfalistici che sto sentendo in questi giorni. Io sono preoccupata, però so bene che se l'impegno del governo è quello di sostenere, accompagnare, ma con atti concreti, con atti concreti, la ripartenza, noi riusciremo a riaprire e di questa emergenza sanitaria ne potremo fare risorsa, perché non è la retorica di chi dice dalla crisi c'è la ripresa. Diciamo che dalla crisi noi dobbiamo prendere i cocci e non costruire il vaso che c'era già, dobbiamo fare un'altra cosa. Però per fare questo dobbiamo dare le risorse all'ente locale che deve sostenere i presidi, i dirigenti scolastici. In che senso? Se noi diciamo che dobbiamo distanziare fisicamente questi bambini, noi abbiamo bisogno di più spazi, ma anche di più risorse umane. Per risorse umane intendo organico. Non l'educatore che deve fare il babysitter o il dopolavoro o l'intrattenimento del bambino, perché facciamo tutti i patti. Ma C'è qualche problema di collegamento con Camilla? siamo Sì. assolutamente attenti a non confondere i piani. Mi sentite? Sì, A adesso non sì. confondere i piani. Il lavoro dell'insegnante lo può fare solo l'insegnante. E allora se noi diciamo portiamo il bambino, e perché poi va differenziato dalla scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di grado e il secondario e il secondo grado, dove abbiamo le singole materie e possiamo lavorare in modo diverso, dobbiamo chiedere che venga istituzionalizzata la riduzione oraria, dobbiamo chiedere che le assegnazioni provvisorie non possono partire il 20 settembre, perché altrimenti usciamo dalle consiglie e diciamo che la scuola la riapriamo il 30 ottobre, se noi con le assegnazioni provvisorie che l'anno scorso le facevamo a luglio, adesso le andiamo a fare il 20 settembre. E allora dobbiamo essere vicini con empatia a chi sta lavorando e lasciatemi la brutalità, sta buttando il sangue in questi giorni, sangue e sudore, per vedere di far riaprire la scuola. E questo passa attraverso un potenziamento dell'organico, l'abbiamo ottenuto, non è stato facile ottenere 1 miliardo in più, però ripeto, è ancora il primo passo, perché noi dobbiamo pensare che per esempio nella scuola dell'infanzia si creino misure che non siano solo emergenziali ma di sistema per ridurre il numero dei bambini e quindi aumentare l'organico della scuola dell'infanzia. Dobbiamo dire immediatamente i tavoli
le conferenze di servizio non le possiamo fare il 20 agosto, perché se le facciamo il 20 agosto, ma anche se le facciamo il 25 luglio, noi la scuola non la riapriamo. E allora dobbiamo chiedere che la conferenza di servizio tra chi fa cosa e quando la si faccia entro 10 giorni. Io ho scritto entro il 10 luglio. Entro il 10 luglio dovranno riunirsi coloro che dovranno decidere, gli uffici scolastici regionali, i sindaci, i dirigenti scolastici, e grazie a tutto quello che il governo sta investendo, dal cruscotto al tavolo operativo, eccetera, non farli sentire soli. Perché se è vero che noi dobbiamo essere assolutamente contenti che finalmente parte l'autonomia, no? Che si era incagliata un po' per varie ragioni di cui non parliamo oggi, e un dirigente è pronto ad esercitare autonomia e flessibilità, però deve dire: datemi un'indicazione e io poi parto, non ho bisogno di altro. All'ente locale gli diciamo: stai vicino al dirigente scolastico. Se il dirigente scolastico non ha le aule, trova gli altri luoghi, costruisci qualcosa con l'edilizia leggera. L'abbiamo fatto con gli ospedali, si fa in 3 giorni. Non abbiamo bisogno di tutto questo spazio, ma gli dobbiamo dare le risorse però. Dobbiamo dargli le risorse perché attivi tutto il sistema dei trasporti, perché se noi avremo ingressi scadenzati, nel senso che ne facciamo entrare un po' alla volta per evitare gli assembramenti all'ingresso, poi dobbiamo dare ai sindaci la possibilità di avere le risorse per attivare tutto il sistema dei trasporti, e questo vale per le mense, questo vale per l'edilizia leggera. Che ripeto, è solo una questione di volontà. Noi ci stiamo impegnando, abbiamo la vice ministra Scarni che sta facendo lo stesso lavoro, con Cristina Grieco, con De Caro, i governatori. Il governatore della Campania non ha condiviso le linee guida, quindi lui la scuola la potrà riprendere dopo che finirà la tornata elettorale. Abbiamo chiesto anche che si impegnassero tutti, la Regione Toscana l'ha fatto, per cercare siti alternativi per i seggi elettorali, ma questo vale non solo per ora, vale per sempre, perché le scuole non possono essere quei luoghi che chiudiamo ogni volta che in Italia si vota. E in Italia si vota spesso, a volte le amministrative, poi abbiamo le politiche, abbiamo il referendum, e capita che perdiamo tra l'inizio e la fine, perdiamo quasi una settimana. E allora cerchiamo di questi luoghi, come si fa in altre regioni, in altri paesi d'Europa. Si vota nelle caselle dismesse, si vota negli uffici dove stanno i smart working, si vota nei gazebo. E volere e potere, lo sta facendo l'assessore comunale a Milano, sta provando a cercarlo, ma lo dobbiamo fare in tutta Italia perché non ha senso. E allora diciamo, gli strumenti ci sono per accompagnare queste due figure che sono centrali nella presenza, che sono il sindaco e il dirigente scolastico con il suo staff. Finora i docenti hanno lavorato alla grande, adesso i docenti e lo staff stanno un po' in stand-by perché hanno lavorato e quindi dovranno ritornare il 1° settembre, ritorneremo il 1° settembre per il recupero. Anche qui il recupero non deve essere doloso, non deve essere una cosa, vediamo che cosa possiamo recuperare, perché noi abbiamo perso la scuola da fine febbraio in alcune realtà. E quindi dobbiamo rivedere tutte le programmazioni, dobbiamo rivedere tutti i curricula, dobbiamo vedere come dobbiamo riagganciare l'anno che viene con il mezzo anno che abbiamo fatto. E quindi non voglio rubare tempo agli altri interventi, perché sono contenta di avere poi i vostri contributi, perché io sono ascolto in tutta Italia, e proprio perché solo dalla base partono le vere riforme. Le riforme calate dall'alto hanno reso la vita difficile alle scuole, da tutti i punti di vista, da qualunque governo siano venute. Noi siamo differenziati con la buona scuola solo perché abbiamo messo più risorse, anche lì abbiamo creato qualche fibrillazione. Forse non c'è stato il tempo di implementarlo. Il governo Lega 5 Stelle ha purtroppo buttato il bambino con l'acqua sporca, il fit, l'alternanza scuola-lavoro, insomma, ha creato più danni di quelli che invece, dei benefici che invece noi potevamo portare con la buona scuola. Quindi tante risorse abbiamo chiesto anche nel recovery fund e recovery plan.
Noi dobbiamo mettere la scuola, la formazione, la ricerca, l'istruzione al centro come la più grande infrastruttura sociale del paese. Grazie, Vi amica. ringrazio e poi vi ripeto, qualunque cosa sulla mail o anche su WhatsApp. Un Grazie, abbraccio a grazie. tutti, grazie per l'invito. Grazie a te per Davvero. questo tuo intervento che ha ricostruito bene appunto la complessità a cui mi riferivo in apertura e quindi Camilla stessa mi ha dato questo assist, già ha rammentato appunto i sindaci, i dirigenti scolastici. Noi abbiamo invitato oggi proprio questi rappresentanti perché il loro punto di vista nei riguardi di questo tema fondamentale, proprio perché vivono in prima linea quello che è la realtà scolastica e quello che dovrà essere a settembre. Quindi giro la stessa domanda anche prima alle dirigenti scolastiche e poi a Silvio Franceschelli, chiedendo loro appunto qu quale immagine della scuola è emersa nel nostro territorio in particolare e quindi di conseguenza anche un ragionamento sugli elementi che ha sollevato e toccato Camilla Sgambato, le risorse, l'organico, a che punto siamo diciamo con i lavori per questa ripartenza e riapertura di settembre. Floriana Buonocore, lascio la parola a te e poi Silvia Adelaimo, grazie. Sì, sicuramente come ha detto l'onorevole Sgambato, praticamente i limiti sono storici, no? Nella scuola, il limite dell'edilizia scolastica, la situazione degli edifici scolastici, la differenza con tutta, possiamo dire, con tutta Europa, viaggiando un po' per l'Europa, anche con i progetti della scuola, eccetera, ci rendiamo conto come anche i paesi dove magari ci aspetteremo meno, invece per la scuola hanno investito sempre tanto a livello di edifici scolastici, anche paesi come l'Irlanda, la Grecia, dove ci aspetteremo molto poco, invece sono molto più avanti di noi. Le infrastrutture digitali, fino ad oggi il digital divide, diciamo, nei nostri territori, ci siamo resi conto poco, forse poco di quella che era questa realtà, fino a che non abbiamo dovuto mettere in piedi quella che è la didattica a distanza. Termini di risorse, la stessa cosa. Il paese che investe probabilmente meno, secondo le statistiche, no? Che ci sono, è proprio l'Italia, come in termini, nei termini del personale impiegato nella scuola, per quanto riguarda ad esempio il numero degli alunni per ogni insegnante, è sicuramente c'è una differenza importantissima con quella che è l'Europa. E oggi ci troviamo ad affrontare tutte queste problematiche perché anche quando si parla di distanziamento, quando si parla di gruppi di classe, eccetera, ma se non c'è l'organico a disposizione, se abbiamo classi di 29, di 30, di 31, eccetera, chiaramente il problema è evidente. Chiaramente rispetto a questi limiti storici, la scuola in questo periodo comunque, come è stato detto, si è confermata l'unico vero laboratorio del paese, la rete potrei dire quasi della resistenza. La formazione e la cultura sono state probabilmente anche lo strumento di coesione, di lotta alle disuguaglianze, di lotta all'emergenza. Chiaramente il problema dell'inclusione, il problema della lotta alla povertà, il problema dell'esclusione sociale è stato uno dei problemi più grandi della didattica a distanza. Il non lasciare indietro nessuno è riuscito fino a un certo punto da questo punto di vista. Il personale tutto, docente, io insomma per l'esperienza che ho potuto vivere sia nella scuola di titolarità dell'Istituto Tozzi, sia un Principe Tozzi, ma anche nella scuola di reggenza dell'Istituto Bandini, posso dire che non si è risparmiato a lavorare con dedizione, con passione, facendo probabilmente la differenza e tenendo anche coese la scuola e la famiglia. Come stavo detto, la scuola entrava nelle case, questo, e questo forse è stato diciamo un elemento importante nel distanziamento, che è stato un distanziamento imposto, l'avere la scuola nella casa ha fatto forse rendere conto appunto le famiglie di quanto sia importante la scuola dai bambini dai 3 ai 18 anni. Per quanto riguarda le buone pratiche, cosa è emerso? Sicuramente è emerso l'importanza della pratica digitale. Che non va demonizzata come probabilmente da qualche parte è stato finora fatto, ma va in qualche modo integrata con quello che è l'esperienza scolastica quotidiana. La considerazione quindi della scuola come punto di riferimento, come punto anche
come motore economico, no? E anche indice di sicurezza della società, perché se funziona la scuola è al centro, secondo me funziona anche un po' tutto il resto, anche tutto il resto della società. E questo sicuramente è stato importante. Le scuole chiuse, quindi, hanno fatto veramente rendere conto una parte diciamo, della società e spero anche della politica in questo senso, ma mi sembra che stiamo andando in questa direzione, di ricollocare la scuola nel futuro, ricollocarla nella la scuola e la formazione pubblica, è questo, al centro dell'agenda del nostro paese. Sicuramente sono importanti gli investimenti, appunto, in termini di risorse economiche, in termini di investimenti nell'edilizia, che non deve essere diciamo, inteso come il momento attuale, mettiamo qualche toppa per partire, ma deve essere un investimento strutturale nell'edilizia scolastica. In linea generale, vanno ripensate tutte le strutture scolastiche. Quindi, che questo sia di spunto e da sprono per partire e per riprogrammare l'importanza della scuola, di metterla al centro della nostra società. In termini di organici, questo è fondamentale perché non si può pensare di riportare, e questo è il punto fondamentale perché ce lo diciamo sempre, didattica a distanza è stata la didattica dell'emergenza, ma dobbiamo riportare i ragazzi a scuola, ma senza risorse, senza organici, questo chiaramente non si può fare. Quindi un po' questo. Grazie Floriana. Giro la stessa domanda a Silvia De Laimo e poi Silvio Franceschelli perché credo che ci debba lasciare anche lui un po' in anticipo, quindi magari riesce a darci un contributo anche lui prima di salutarci. Bene, allora io a questo punto non posso che riprendere quello che è stato detto dalla mia collega, ma che ho sentito anche dire prima per quanto riguarda sia le criticità che le buone pratiche. Mi trovo in perfetta sintonia perché le esperienze poi sono abbastanza simili. Le criticità e i limiti storici di questo che abbiamo dovuto affrontare. E diciamo i nodi sono venuti al pettine perché i tagli che ci sono stati, quelli clamorosi del periodo Gelmini-Tremonti, per intenderci, che sono stati fra l'altro quantificati dalla Comunità Europea in piena pandemia, e a vedere scritte quelle cifre, davvero ti rendi conto del disastro che è stato creato. Ecco, queste criticità sono emerse, hanno mostrato veramente il danno che è stato fatto. Tagli degli organici, riduzione delle risorse, e tutto questo ha provocato delle conseguenze che erano visibili già prima, ma che ora sono emerse in tutta la loro drammaticità. E lo saranno ancora di più se non si interviene su questi fronti da settembre in poi. Quindi, sicuramente i punti critici sono quelli già elencati. Il digital divide, sì, ce ne siamo resi conto, così come ci siamo resi conto che la tanto sbandierata competenza digitale, competenza europea, è più sulla carta che nella realtà. E non mi riferisco solo agli alunni che sono dei falsi nativi digitali. In realtà, quando si tratta poi di operare, di lavorare, di usare gli strumenti corretti del lavoro e della comunicazione attraverso il computer, no, non ci siamo, sono parecchio, parecchio lontani dall'avere delle competenze. E qui, ahimè, bisogna fare mea culpa noi a scuola, perché questa è una delle competenze che bisognerebbe dare ai nostri alunni. Ma competenza digitale che manca anche nella classe docente. Ahimè, sono relativamente pochi quelli pronti, erano relativamente quelli pronti. Uso il passato perché qui arrivo a qualcosa di positivo. Uno degli aspetti positivi, suona strano parlare di aspetti positivi in questo contesto, comunque una delle buone pratiche è stata quella della formazione e della formazione fra pari. Quindi
l'esigenza di dare una risposta, il grandissimo senso di responsabilità dei docenti ha fatto sì che anche quelli meno pronti dal punto di vista della competenza digitale si siano rimboccati le maniche e grazie a chi questa competenza ce l'aveva hanno creato dei gruppi di formazione fra pari con diffusione di tutorial, con webinar. I webinar si sono sprecati in questa fase, ne abbiamo fatti tutti a decine è stato un periodo intenso anche di formazione che non va sprecato, che va utilizzato, che va utilizzato in un contesto diverso, non più come esperienza da utilizzare in emergenza, ma per cogliere quello che di buono la didattica digitale, questa nuova modalità anche di comunicare fra di loro e con gli studenti, può dare. Però bisogna tornare in classe, questo è evidente. Come? Bella domanda. Io ho avuto già diversi incontri con l'assessora del Comune di Montepulciano, giustamente, che si sta attivando come tutti immagino e spero, per cercare di capire spazi, mensa, trasporti, tutto ciò che è collegato al funzionamento della scuola. Gli spazi alla fine si trovano, li troviamo alla fine, in qualche modo io forse ce la faccio parlando della piccola realtà mia, però non ho fatto niente se ho trovato gli spazi e mi lasciano l'organico che ho. Quindi esatto. Penso che il punto nodale sia proprio quello degli organici. Quello degli organici perché... io posso anche dividere, ma nemmeno dividere, trovare spazi alternativi, cercare di attuare un orario flessibile, cercare di servirmi degli strumenti, dell'autonomia per organizzare in maniera diversa l'inizio dell'anno scolastico, però poi ho bisogno di personale, collaboratori scolastici. Attualmente ci siamo arrangiati, finora ci siamo arrangiati senza avere almeno un collaboratore scolastico per piano, ma con l'organizzazione flessibile degli ingressi e delle uscite, con il rispetto di regole per il regolare, diciamo, percorso da seguire per le uscite. Ci vuole il personale, soprattutto con quelli più piccoli, con i bambini, ma anche con quelli della secondaria di primo grado. Quindi da una parte si può avere la speranza che l'esperienza accumulata in questi mesi da parte dei docenti li abbia resi più consapevoli e più pronti a mettersi in gioco, a capire che è necessario anche un tipo di didattica diversa, più pronti ad accogliere, a integrare la tecnologia nella didattica, più pronti a collaborare. Dall'altra però non si può continuare a improvvisare, ad arrangiarsi, perché la prima sensazione che ho avuto leggendo le linee guida è stata, ci dicono arrangiatevi. Questa è la prima cosa che ho pensato. Poi è chiaro, rileggi, riguardi e ti rendi conto che sì, è vero, questa è un'occasione per realizzare finalmente tante cose che avremmo voluto fare e che non abbiamo fatto prima. Però anche qui attenzione a non scaricare tutto e tutta la responsabilità e tutto il peso solo sulle spalle dei dirigenti scolastici, assolutamente no, perché la sensazione è che si tiri fuori l'autonomia quando fa comodo,
cioè quando c'è da scaricare una responsabilità. Per tutto il resto siamo ingabbiati in una massa di burocrazia, di regole che ci costringono ad andare invece in tutt'altra direzione rispetto all'autonomia. Non so cos'altro potrei Bene, sì, aggiungere, hai già detto tutto, perfetto. Floriana. Torniamo. No, hai fatto un intervento completo e molto interessante, quindi magari alcuni aspetti li riprenderemo sicuramente di qui a breve, ma lascerei subito la parola a Silvio Franceschelli, perché appunto sia da sindaco che da presidente della provincia ci può dare anche lui la sua testimonianza riguardo i mesi precedenti, ma soprattutto riguardo il punto a cui siamo arrivati oggi, cioè che cosa manca Silvio anche in questo documento delle linee guida ministeriali e che cosa è urgente definire per ripartire in presenza e in sicurezza a settembre. Buonasera a tutti, io innanzitutto ringrazio per questo incontro, ma il primo ringraziamento lo farei veramente a tutto il personale scolastico, agli utenti che in questi mesi hanno comunque consentito ai nostri ragazzi di continuare a formarsi con questa didattica a distanza, dove in alcuni contesti ha funzionato meglio per tutta una serie di motivi, e in altri ha affrontato alcuni anche infrastrutturali. Questo oggi ci fa vedere che anche gli investimenti fatti dalla Regione Toscana in questi anni nel portare la fibra ottica anche nei piccoli paesi è un investimento ben fatto. Oggi ormai la competitività passa anche da questa autostrada, cioè dall'autostrada digitale. Noi forse era meglio se non ce lo dovevamo accorgere con il Covid, ma in un contesto più di normalità, ma questa è stata l'occasione. Questo dovremmo andare velocemente verso il completamento di queste opere, che ripeto, anche la scorsa settimana con l'amministrazione provinciale abbiamo firmato un ulteriore protocollo sulla digitalizzazione per estendere ulteriori centinaia di chilometri di fibra ottica, e questo, ripeto, grazie alla visione avuta anche dalla Regione Toscana, che è stata veramente una cosa che noi ci renderemo conto nei prossimi anni. Parto dalle parole della dirigente dell'AIMO. Il tema vero, io ho sentito parlare di risorse. Oggi le risorse, sì, va bene, le risorse sono un numero in un bilancio che ti dice: io ho stanziato delle risorse, poi da quel momento in cui si stanziano a livello ministeriale, al momento in cui vengono attribuite, fatta qualche settimana, poi le risorse arrivano negli uffici. In quegli uffici cosa bisogna fare con queste risorse? Scattano le autorizzazioni per l'utilizzo, possono essere autorizzazioni per l'acquisto di un bene mobile, che può essere un semplice blanco, una protezione, una lavagna, e magari lì si riesce a farlo, ma poi c'è da ordinarlo e poi deve arrivare e poi si deve montare. Il problema è quando si va a toccare l'infrastruttura. Quando si va a toccare l'infrastruttura ci vuole un progetto. I progetti sono, c'è un progetto, studio di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo. Più, questi progetti scontano una serie di autorizzazioni inenarrabili, perché se noi andiamo ad aprire una porta ci vuole il genio civile. Se andiamo in sovrintendenza, qui sono mesi che stiamo aspettando delle risposte anche sul colore di una stuccatura di un monumento che non arriva. Per cui la misura sulle risorse, se non è accompagnata in modo forte sul procedimento veloce, snello, sulle autorizzazioni, è una misura vuota. Per cui è una grande disponibilità da parte del governo, ma se non l'accompagna con misure per far sì che quello che noi prevediamo diventa attuativo in termini rapidi, noi non ce la facciamo. Poi ci sono gli appalti, cioè da appaltarlo, va bene? E lì aiuta che Dio ti aiuta, come si dice in Toscana, no? E poi c'è da fare i lavori. Io credo che questo da qui a settembre sia molto complesso. Molto complesso. Questo lo dico a tutto il sistema scolastico, anche in ragione del fatto che poi questo, per esempio, per le scuole superiori si va a calare su una provincia che ha pochissime unità, scontando la riforma, e che si troverà sul tavolo 15 segnalazioni di interventi da parte di tutti i dirigenti scolastici, come legittimo che sia. Com'è possibile questo? Cioè, si rischia di avere l'imbuto, come abbiamo avuto purtroppo, e non è un paragone perché lì mi andava della vita delle persone, nelle terapie intensive. Tanti bisogni e pochi posti. Allora, noi dobbiamo in questo momento qui, cioè, ragionare con l'ottica del possibile, per consentire ai ragazzi di tornare il più possibile in sicurezza, ma nel possibile di quello si può fare. Io vorrei ripartire anche da quello che ha detto Floriana Bonocore, nel senso, la programmazione. Oggi noi ci rendiamo conto e scontiamo un difetto di programmazione sulla nuova edificazione scolastica, che ormai è atavica, è atavica.
Io sono sindaco del comune di Montalcino dal 2012. Il primo progetto a cui ho messo mano è per fare due nuove scuole, le primarie e le superiori. Le superiori a San Giovanni ho un progetto esecutivo. Sulle primarie sono nella fase del progetto di fattibilità tecnico-economica, perché trasformare un'area da un'area normale a un'area edificabile per la scuola mi ci è voluto un tempo inenarrabile. Per progettare una scuola nuova ci vuole 10 anni, 5-10 anni, a seconda di dove si va a intervenire, perché noi siamo tutte poi zone con grandissimi vincoli, fortunatamente. Ma se non si parte mai, non si arriva mai. Ora io ho due progetti, un progetto esecutivo pronto, e dall'altra parte, questo vale anche per le superiori, perché per il Galilei, perché come amministrazione provinciale abbiamo un quadro d'insieme molto delineato su tutto quello che dobbiamo fare per l'infrastruttura vera, con un tempo di ritorno a 40 anni, perché quando si mette mano a una scuola si mette di mano con un tempo di ritorno a 40 anni. È il tempo anche per le verifiche sismiche, è necessario per evitare che noi finiamo di fare una scuola e questa è già vetusta. Questo è il quadro, perché se no si parte, si arriva e si riparte, e non è possibile. Quello che io voglio dire è i finanziamenti. Noi attualmente abbiamo dei piani di finanziamento governativo di 3 anni in 3 anni. Io ho dei progetti nel cassetto da 2 anni. Non posso aspettare il 2022 per accedere a nuovi finanziamenti. I finanziamenti sulla scuola, sulla nuova edilizia scolastica o sulle ristrutturazioni pesanti devono avere cadenza annuale, annuale, e si deve andare sulle progettazioni esecutive. Poi ora si pone anche il tempo, un tema veramente serio. Qual è? Per fare le progettazioni ci vogliono risorse. I nostri comuni stanno andando in crisi, per cui oltre alle risorse sull'edilizia scolastica ci vogliono le risorse specifiche destinate sulla progettazione dell'edilizia scolastica. Questo per far sì che noi, se vogliamo uscire da questa impasse, ci possiamo uscire. È fondamentale questo. Io ho una visione più di lungo periodo. Poi, per settembre, faremo tutti gli sforzi possibili, inimmaginabili, e tutto il bilancio è nella piena descrittura di disponibilità anche delle scuole. Noi abbiamo accantonato somme rilevantissime, perché condivido, e qui concludo, che la scuola e i ragazzi debbano tornare il più possibile a scuola, perché la scuola, oltre alla funzione educativa, è un punto di incontro per i ragazzi, e se non sarà possibile farlo per tutti, bisogna che si abbia la sensibilità di comprendere per quali classi anche di età e di scuola lo dobbiamo fare, perché ci sono delle disomogeneità estremamente forti anche tra la tipologia dei nostri ragazzi, dei nostri elementi educativi. Perché se noi sulla scuola non riusciamo a dare una risposta, per cui nel brevissimo periodo pronta, ma con una programmazione di medio-lungo periodo, perché secondo me noi io perché no, perché il mio passaggio è abbastanza veloce, ma chi si troverà su uno schermo fra qualche anno dirà le stesse cose che abbiamo detto noi. Noi adesso non lo possiamo fare, anche per rispetto delle nostre comunità. Noi dobbiamo programmare anche per chi verrà, per cui non solo nell'immediato, ma anche in quello che è futuro. Per cui io credo che noi ci dobbiamo muovere con una programmazione per settembre, per quello che è possibile, in modo molto realistico, e fare una programmazione di medio-lungo periodo, ma ci devono essere degli strumenti per accompagnare una riduzione forte della burocrazia, perché sennò diversamente diventerà complicato in questo periodo anche comprare un semplice banco, una lavagna. Grazie Silvio, poi ecco appunto, ci fai un cenno subito, quindi ci saluti anche se, ciao, grazie per essere intervenuto e per averci dato il tuo contributo, grazie Silvio. Proprio alla luce di quello che ci diceva adesso Silvio Franceschelli, quindi dovendo riassumere un pochino gli elementi che avete dato, io direi che sicuramente dovendo diciamo apprestarci a fare una valutazione, un bilancio di quello che sono state e che hanno significato per la scuola ai mesi del lockdown, ad oggi possiamo isolare, così mi verrebbe da dire, alcuni elementi sicuramente positivi. Lo avete ricordato anche voi, tra questi a me piace ricordare soprattutto, ecco, come diceva la Silvia De Laimo, una spinta, no? Una sorta di accelerazione in quello che è la competenza tecnologica, digitale di tutti gli attori, diciamo, coinvolti nell'esperienza formativa.
quindi non solo degli studenti, ma anche appunto, si è ricordato, dei docenti e mi verrebbe da dire anche dai genitori che hanno collaborato alla formazione dei propri figli. D'altra parte, un altro elemento che è emerso molto significativo e che conviene, no, anche questo, diciamo, tenercelo stretto e portarcelo non solo a settembre, ma anche in quella che sarà la scuola del futuro, è il consolidamento, la riscoperta anche da una parte della collaborazione tra scuola e famiglia. Quindi anche, insomma, questa grande sottolineatura che hanno riavuto i genitori nel ruolo di partner educativi, no? Perché appunto così, insomma, il problema educativo e formativo dei bambini più piccoli, ma fino a, insomma, ai ragazzi più grandi delle scuole secondarie, non venga visto più come una cosa personale, no? Dei genitori e della famiglia, ma che sia appunto un impegno collettivo di un'intera comunità. Da ultimo direi anche, insomma, ora siamo alla presenza di due dirigenti scolastici, quindi la normativa scolastica la conoscono molto bene. Un altro elemento positivo è proprio invece quello del contributo che è stato dato forse da una parte al processo di individualizzazione, potremmo definirlo, no? Dell'insegnamento stesso, che invece negli anni era andato un pochino perdendosi, no? Cioè c'era stata una grande spinta all'omologazione, potremmo dire, no? Si pensi per esempio all'aver replicato il sistema dei dipartimenti, no? Che era proprio della logica, diciamo, più propriamente universitaria, anche all'interno delle scuole superiori, mi verrebbe da dire. Invece questa didattica a distanza e le metodologie didattiche messe in pratica, no? Anche in maniera, appunto, come si diceva prima, verrebbe da dire creativa e improvvisata, no? Perlomeno all'inizio dell'emergenza, da parte dei docenti, ha fatto sì anche che si recuperassero quelle relazioni con gli studenti più fragili, con quelli che magari hanno più difficoltà di emergere all'interno del gruppo classe in presenza, e questo sicuramente ha avuto un contributo significativo. D'altra parte, come è stato detto, invece il grande limite è stato proprio quello di non aver potuto raggiungere tutti gli studenti e anzi, insomma, di aver lasciato indietro proprio quelli più fragili per le condizioni socio-economiche e culturali in cui vivono, ma anche, insomma, gli studenti disabili, per esempio, no? Cioè c'è stato questo grande tema della scuola inclusiva che non può essere a distanza e tutti gli studenti in generale con disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi, insomma, relativamente di fronte a questo dato, che direi forse rappresenta l'urgenza educativa prioritaria in questo momento, tutto l'impegno deve essere profuso ovviamente per tornare a scuola in presenza e in sicurezza. Però a questo riguardo, voi dirigenti che appunto vivete, no, questo momento di passaggio e di definizione in prima linea, vi chiederei una vostra testimonianza riguardo appunto a quello che ancora c'è da fare, a quello che rimane ancora indeterminato, indefinito e che crea, diciamo, i maggiori problemi proprio in vista della ripartenza di settembre. Sempre in ordine alfabetico, darei la parola a Floriano e poi a Silvia. Grazie. Sì. Allora, sicuramente, come fa piacere anche, insomma, che l'intervento del presidente Franceschelli sull'impegno chiaramente da parte dei comuni e della provincia sul tema dell'edilizia scolastica. Il rebus purtroppo è ancora grosso, nonostante diciamo l'emanazione delle linee guida della scorsa settimana, ancora ci sono diverse caselle da riempire che ci lasciano abbastanza incerti. Sicuramente sul tema del distanziamento, della sicurezza, c'è stata, diciamo, possiamo dire a Siena, una prova generale, no? Con gli esami di maturità, però hanno coinvolto pochi ragazzi. Come si dice, ora c'è da correre il palio, perché i ragazzi vanno portati il più possibile a scuola. Le linee guida riteniamo, almeno personalmente, che sono state migliorate grazie all'impegno, ad esempio, anche del, insomma, non solo del Partito Democratico, ma in particolare in Toscana, diciamo, l'impegno è stato grosso. Però io personalmente ritengo che ancora questo non basti, perché ancora non sono precise, ci sono ancora dei punti lasciati un po' indeterminati. Non viene determinato, ad esempio, quello che è il concetto dello spazio di movimento. Io non so la collega Silvia che cosa ne pensa, ma in questi giorni si legge di tutto di più, girano mappe di tutti i tipi sulla disposizione dei banchi,
Io mi trovo a dirigere due scuole, ho due RSPP che la pensano in modo completamente diverso, mi confronto con il comune, ora spero di potermi confrontare anche con la provincia, ma cioè, veramente questo è un elemento di incertezza applicativa e un'autonomia diciamo povera di risorse e di supporti tecnici ci lascia un po' così nel baratro. E poi penso anche che i responsabili del servizio di prevenzione e protezione con la collaborazione sicuramente degli enti locali, non bastano qui. Lo spazio in sicurezza, con lo stato attuale appunto delle strutture scolastiche, è inversamente proporzionale a personale e risorse, che al momento risultano però invariate, perché appunto, diciamo, stavo detto prima anche dalla Sgambato, vediamo insomma queste risorse quando arriveranno dal punto di vista del personale, ma anche, come ha detto Franceschelli, dal punto di vista proprio anche delle risorse, e delle risorse economiche. Il problema poi non è solo quello della presenza fisica in un'aula, il metro di distanza tra le rime buccali, 2 metri dalla cattedra, il distanziamento fisico, ma i problemi sono veramente tanti, riguarda il problema degli accessi, e questo sicuramente dipende dagli edifici scolastici che ci troviamo a dirigere. Gli spostamenti dalle aule ai laboratori, che si fa? Si spostano ragazzi nei laboratori oppure no? Nei studi superiori i laboratori sono fondamentali. Forse si possono evitare in un primo ciclo, in una scuola primaria, ma in un istituto tecnico, in un istituto professionale, se non si va al laboratorio non si è fatto niente. Abbiamo evitato 3 mesi di andare in laboratorio, non si può continuare a non andare in laboratorio. Problema delle mense, quindi qui è il problema... che si fa con le mense, si fanno, non si fanno, si fanno in classe, chi la porta, chi non la porta, il lunch box, cioè anche su questo il tema, cioè, le cose sono molto molto vaghe. Il tema del, ad esempio nel primo ciclo, anche del pre e post scuola, questi sono, sono servizi fondamentali per le famiglie, ma che ritengo non possano più essere garantiti, perché se già non sappiamo come distanziare durante le lezioni ordinarie, come facciamo a distanziare in un prescuola la mattina alle 7:30 o alle 4:30 in un pomeriggio, diciamo, di attività extracurricolari. Il tema dei trasporti nelle scuole superiori, magari in un primo ciclo dove comunque sicuramente il territorio è circoscritto, le scuole superiori, ora stamani leggevo appunto che la ministra ha detto che si può andare a scuola anche alle 7, bisogna vedere chi ce li porta a scuola i ragazzi la mattina alle 7, non lo so, cioè, dormono lì forse, ecco. Potrebbe essere un'idea, possiamo mettere anche le brandine, questo può essere un'idea, quindi perché poi il trasporto non solo vanno a portare i ragazzi a scuola, ma anche i trasporti stessi hanno un limite, perché nei trasporti non c'entrano più i ragazzi che c'entravano prima, se prima c'entravano in un pullman 52 ragazzi, ora ce ne entrano la metà. E siamo in grado di garantire il doppio dei mezzi di trasporto per portare i ragazzi a scuola? Quindi qui il tavolo tecnico, provincia e gestore dei trasporti è fondamentale. E quindi poi è necessario tutta una serie di considerazioni su questi temi, dove veramente noi dirigenti, io, il nostro staff, che sicuramente i nostri insegnanti veramente ci sono vicini, però abbiamo bisogno di aiuto e di supporto su questo, abbiamo bisogno anche di linee chiare, perché va bene l'autonomia, ma che cosa vuol dire andare a scuola alle 7? È possibile andare a scuola alle 7? È possibile fare per fare turni, ridurre le ore orarie? Cioè, ci sono garantite tutta un'altra serie di cose? Cioè, sono veramente tanti i nodi da sciogliere, questo sicuramente. Grazie Floriana. Silvia, a te. Beh, sì, sicuramente concordo, i nodi da sciogliere sono tanti, purtroppo ci si è mossi tardi, le linee guida sono arrivate tardi, decisamente tardi, anche perché siamo a luglio, penso che qualche giorno di ferie spetti anche a noi, se no davvero si danno i numeri alla fine. E non si può pensare di fare questi tavoli, non si sa quando, perché a oggi non siamo stati convocati, non si sa niente. E i nodi risolti sono tanti. Citava la mensa, io ho un istituto comprensivo, quindi parlo per i miei alunni della primaria col tempo pieno, della secondaria di primo grado col tempo prolungato. Prima dicevo gli spazi li posso anche trovare, certo, utilizzando anche la mensa, utilizzando l'aula d'arte, utilizzando laboratori, perché è chiaro, se no non è che abbia chissà quale scuola stratosferica, questi sono gli spazi che ho.
Tutto questo comporta poi una riorganizzazione della mensa, in mancanza di personale aggiuntivo, sul quale c'è un grande punto interrogativo, che si fa? Si riduce l'orario, ma lo possiamo fare noi autonomamente? Questa non mi sembra materia che ci competa. Questo fa parte delle linee guida generali che deve dare lo Stato a tutti per garantire lo stesso tipo di servizio su tutto il territorio. Quindi io lo devo sapere se posso ridurre l'orario autonomamente o no, mi sa tanto di no. Però nelle linee guida, insomma, in maniera un po' pilatesca, si dice insomma, fate voi, non mi sembra tanto, tanto corretto, ecco, non saprei proprio come reagire a una cosa del genere. Cos'altro c'è ancora in alto mare? A dire la verità sono tante le cose, trasporti anche per la scuola del primo grado, perché in comune sono disperati pensando a come organizzare il trasporto con lo stesso numero di scuolabus, con lo stesso numero di autisti, ma potendo trasportare la metà degli alunni, perché il distanziamento è anche all'interno degli scuolabus. Quindi, insomma, da fare c'è ancora tanto e ho paura che non ci sia poi tutto questo tempo per poterci organizzare. Forse se invece di far uscire tante bozze, tante indiscrezioni, tante comunicazioni si dedicavano subito alle linee guida il mese scorso, forse qualcosina in più potevamo fare. Grazie Silvia. Sì, direi che ovviamente ci avviamo dunque con queste ultime considerazioni verso la conclusione del nostro incontro di oggi, per riprendere quello appunto che avete detto anche voi in quest'ultimo vostro contributo. Direi che per tutti noi ovviamente la priorità resta quella del rientro a settembre, come si diceva appunto, in sicurezza e in presenza. E quindi a questo proposito, a questo fine, il maggiore rilievo, la maggiore importanza è sicuramente assunta da questi interventi che si possono e si devono fare nell'immediato. Ecco, questi interventi però, come appunto è emerso, no? Anche da quello che diceva Silvia Franceschelli prima e dalle vostre testimonianze, dalle vostre esperienze dirette, vanno, diciamo, selezionati in maniera corretta, no? Lungimirante, ragionata, perché ci sono sicuramente degli interventi che non potranno essere fatti in questo breve periodo che ci separa appunto da settembre. E quindi puntare alle azioni che effettivamente possono far sì anche che si attuino veramente, si adottino queste misure di sicurezza che vengono appunto esposte nei documenti e negli atti ufficiali. Ora, a questo riguardo, l'avete ricordato, sicuramente va trovata anche una sorta, no, di armonia, mi verrebbe da dire un bilanciamento un pochino più solido tra quella che è l'autonomia scolastica e quelle che invece sono le azioni di sistema, perché ovviamente certi parametri, l'avete detto bene voi, insomma, non possono essere scaricati alla singola istituzione scolastica, non possono essere materia del dirigente scolastico e del suo staff, ma devono essere indicate dal Ministero e quindi avere perlomeno un quadro all'interno di cui agire in maniera uniforme. Poi è ovvio anche qui che semmai verso quelle che sono le soluzioni, no, più strettamente legate a metodologie didattiche e soluzioni in questo senso, debbano essere calate poi invece in un territorio, ecco, che quindi lì non si possa prescindere poi da quella che è la situazione della realtà scolastica singola e particolare. Quindi direi che noi ci impegneremo a far arrivare a Camilla Sgambato, come ci ha invitato anche lei prima, tutti questi vostri suggerimenti e queste vostre osservazioni. Concluderei però ricordando che oltre diciamo quello che accadrà a settembre, che ripeto è la priorità e l'urgenza, il nostro auspicio è anche quello però che questa rinnovata attenzione che ha
avuto la scuola, no, a seguito di questa emergenza pandemica, non si dissolva così nei mesi che ci separano appunto da settembre, ma che resti invece una costante anche dei prossimi anni. E allora è un pochino emerso anche da quello che abbiamo affrontato finora insieme, però vi chiederei proprio a chiosa di questo nostro dibattito di volgere il vostro sguardo verso il futuro, quindi oltre l'emergenza, oltre la riapertura di settembre. Tanti sicuramente sono gli elementi e i temi su cui riflettere, da ripensare. Tra tutti questi vi chiederei appunto quali secondo voi sono le priorità, gli obiettivi non più rimandabili, no? Che l'emergenza ci ha così messo di fronte e che possono aprire la strada a quella che è e sarà la scuola del futuro. Floriana e Silvia, grazie. Sicuramente le tre parole chiave sono spazi, persone e risorse. Questo è, diciamo, è l'obiettivo del futuro. Chiaramente, come ha detto Franceschelli prima, non il libro dei sogni tutto e subito, ma una programmazione chiara, dettagliata, sicuramente a medio e a lungo termine, oltre l'emergenza diciamo di settembre, tramite anche un patto di comunità. Questo è un po' anche quello che è venuto fuori dal Partito Democratico, come, diciamo, una condivisione di responsabilità tra scuole, e questo, diciamo, noi ci siamo come dirigenti scolastici in prima linea, enti locali, ma anche famiglie, per far tornare i ragazzi a scuola a settembre, ma anche per investire nella scuola nel futuro, per far tornare, come ho detto prima, la scuola al centro dell'agenda politica, con scuole più moderne, più attrezzate, dove non sia veramente sempre difficile investire le risorse che ci vengono fornite, cercando di rintracciare tutte le possibili fonti di finanziamento, quindi con investimenti chiari dal punto di vista non solo delle persone, ma anche degli strumenti, delle dotazioni tecnologiche. Chiaramente questo periodo ci ha fatto vedere che c'erano delle scuole, diciamo, più attrezzate, più avanti, che avevano già investito prima, e delle scuole che si sono dovute attrezzare, diciamo così, a rabattare all'ultimo momento. Quindi invece una linea comune per tutte le scuole, questo è fondamentale, veramente, perché la scuola torni al centro della nostra società, perché chiaramente investire nella scuola vuol dire investire nel futuro di tutti noi. Grazie Floriana. Silvia? Sì, certamente è stato già detto più volte. Sicuramente gli spazi, le scuole concepite in maniera diversa rispetto alle scuole attuali, ma qui davvero a lungo termine, visto i tempi biblici della programmazione per gli interventi edilizi, ma pensiamoci, la scuola non può essere più quella, direi quasi ottocentesca, che ci ritroviamo con questi spazi suddivisi rigidamente, aule che ahimè sono sempre le stesse indipendentemente dal numero degli alunni. E quindi questa è la prima cosa: investire nell'edilizia scolastica, ritornare a un numero accettabile di alunni per classe, e non solo per il distanziamento, ma per ragioni didattiche, proprio di didattica. Non si può lavorare con classi di 30 alunni. Investire nella formazione dei docenti e riconoscere il lavoro dei docenti, perché i docenti sono stati davvero straordinari. Tutti, devo dire tutti, ciascuno con le proprie competenze, ciascuno con i propri mezzi, ma hanno sentito il dovere morale di intervenire, di non far sentire abbandonati a se stessi i ragazzi, e hanno dato ben oltre il dovuto, prestandosi anche a interagire, a rispondere in orari, la domenica, fuori orario, sempre. E tutto questo nell'emergenza va bene, fa onore ai docenti, però non si può continuare a puntare su questo, cioè oltre all'improvvisazione, la buona volontà e la disponibilità, ci vuole la preparazione, la formazione e il riconoscimento, quindi anche esatto, il coinvolgimento dei sindacati in questo, che un pochino sono stati soprattutto all'inizio messi da parte, per evitare che ci sia
da una parte un calpestare i diritti dei docenti lavoratori, ma dall'altra anche mettere nero su bianco quali sono gli interventi possibili, quale tipo di docente viene fuori da una scuola nuova. Perché anche il tipo di docente che viene fuori dal contratto attuale, insomma, tanto tanto moderno non è che si adatti a una scuola del futuro. Quindi penso che bisogna puntare su questo. Grazie anche a Silvia. Allora io vi ringrazierei e vi saluterei lasciando le conclusioni al nostro segretario Andrea Valenti. Grazie ad entrambe. No, io non concludo, mi limito a ringraziare sia la Sgambato che Franceschelli che ci hanno dovuto lasciare e soprattutto le ancora presenti Floriana e Silvia per il prezioso contributo. E ci sono stati alcuni commenti sulla pagina Facebook, però chiaramente oltre a ribadire quello che voi avete detto, cioè l'importante lavoro che hanno fatto gli insegnanti, ci sono alcune questioni però insomma apparentemente afferiscono più al Ministro dell'Istruzione che a una chiacchierata di un partito provinciale con dei tecnici e dei professionisti, quindi insomma li glisso. E quindi niente, io vi saluto semplicemente, vi do a tutti voi l'appuntamento a mercoledì prossimo, dove faremo il terzo e conclusivo incontro che riguarda questa volta il mondo dell'università. Quindi buonasera a tutti, grazie di essere stati con noi, potete rivedere chiaramente se non avete potuto il video nelle nostre pagine e grazie ai presenti, a chi si è scollegato, a chi ha seguito, a tutti voi. Buona serata. Grazie a voi. Grazie.